qua, ciao a tutti. Siamo partiti. Buongiorno, siamo partiti nel nostro appuntamento radiofonico e televisivo, contemporaneamente quasi sulle frequenze in blu e in televisione perché ci state vedendo. Un saluto a tutti e anche dalla regia a Fabio Cruciani. Allora, Dio li fa, poi li accoppia, quindi ci ha fatto e ci ha accoppiato. Ma che cosa vi siete messe in testa? Ma in che senso, scusami? Ah? Volete competere con noi uomini? Allora, oggi parliamo di competizione e una volta tanto, devo dire la verità, avete ragione voi. Nel senso, voi siete migliori di noi. Gli uomini, nonostante siano estremamente competitivi, perché insomma è la gara fra galli, diciamocela tutta, e però una volta finita la competizione hanno maggiore facilità a trovare un punto d'incontro, insomma a cancellare il passato e a diventare amici come prima. E questo è sinonimo di intelligenza? Non lo so di che cosa sia sinonimo, questo è semplicemente quello che è uscito da un recente studio pubblicato su Current Biology, quindi è uno studio assolutamente serio e guidato da Joyce Benenson, una psicologa molto famosa negli Stati Uniti. Infatti è stato uno studio fatto dall'Università di Harvard, che tutti conosciamo perché è un'università molto famosa, che ha preso in analisi dei campioni dello sport e quindi analizzando come gli uomini sono competitivi, alla fine del match dedicano più tempo a cancellare la rivalità. Invece le donne protagono questo senso di noi competizione, donne... se lo portano sempre, non c'è mai fine. Adesso non esageriamo, però si dice che noi donne quando diventiamo competitive... Però in famiglia non dovrebbe essere così. No, nello sport è come se la competizione rimanesse forever, per sempre. Invece le donne sono più propense in famiglia a sminuire, a smussare gli angoli. Però quando è vero, si parla di competizione, perché per esempio quando noi facciamo una piccola competizione che può essere, non so, dal beach tennis al ping pong, logicamente perdi, ma non perché sono magari io un perdo. Po' più forte. Vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? Mi porta il muso, vogliamo si arrabbia parlarne? Per settimane, ti voglio portare su una pista, cioè, non giocherò sci? Più ti voglio portare a cavallo? Ti voglio portare sul windsurf? Vogliamo parlarne? Tu Bari, e per cui è ovvio che la competizione con me ma no, mi innervosisci. Uso l'intelletto. Comunque, le donne si dice che siano un po' più rivali per un background storico. Insomma, c'è sempre stata più rivalità fra donne purtroppo nel passato. Donne, dobbiamo cancellare queste rivalità. Dobbiamo unirci, essere forti. Magari. Lasciamo che si scambino loro. Magari fra 5.000 anni anche loro. Portiamo amore, usiamo la forza del nostro cervello, il muscolo che è il nostro cervello. Se comunque stai facendo una propaganda per... Ne parliamo fra un attimo, Dio li fa, poi li accoppia. Ciao! Buongiorno. Come avete capito, oggi parleremo di competizione. Infatti si vede dalla mia medaglia che poi vi dirò. Cosa la medaglia? Dai, tu sei, io lo so, tu sei molto competitiva. Competitiva perché cosa? Sì, come tutte le donne. Io ti vedo molto quando magari sei in compagnia di altre donne che vuoi attirare la mia attenzione, allora tutta che fai? Sei competitiva, che sei un cioè po' io mi metto in gelosa. Competizione con le altre donne per attirare la tua attenzione. A parte che la sua attenzione non riuscirei ad attirarla neanche con un'atomica, perché proprio ormai passo tipo fantasma, non mi guarda neanche. Però in realtà, in natura, in genere, le cose accadono diversamente per dire? La competizione. Guardate cosa? Un po' questo filmato. Cosa tipo? Succede in natura? Guarda. Vediamo. Guarda. Chi è? Sì, ma questo è uno scontro fra due maschi dominanti. Sì, che siano due maschi si vede anche dalle sì, corna. Ma che cosa? Mi è venuta spontanea. Ma guarda. Comunque, che anche le femminelle ce l'hanno. No, sono due cervi. Sono due cervi e uno poi scappa. Sono in competizione perché vedi che c'è la cerva femmina lì che lo che guarda fa la e lui proprio
vittorioso si avvicina, sì, a lei, capito, perché in natura cosa... siete voi uomini che competete che? A competere per attirare ho la capito, nostra attenzione. Ma con questo cosa vorresti dire? Non è che mi devo preoccupare? No. Perché? Mica devo competere? No, non devi competere con nessuno, assolutamente. Comunque cambiamo argomento, parliamo di magari sport. Lei vede che avete confidenza, tu sai che qualcosa. No. Non essere competitivi è anche una necessità. Prendete me, per esempio, io sono competitivo per necessità, ma come duravo 50 anni con quella se non ero competitivo? Hai ragione, ma come durava lei con te se non era competitiva? Carmela? No, io non sono competitiva. Sono niente. Abbastanza... Quindi insomma è stato lui che ha dovuto competere. Se sempre per la compete, lui compete perché per esempio compete sulla cucina, compete su alcune cose e io non è ma che non c'è bisogno. Lo lascio, fai. Ma pure io, lui vuol fare sempre tutte le cose, io dico vai, prego, io non so cucinare. Sì, ma un attimo, io volevo tu. Capire un attimino, perché questa ragazza è prima fila Paola, ecco. Che la vedo molto competitiva. Ma cosa dici? Sì, ma la vedo proprio... Competizione in squadra, non da sola no, dai. Da sola sì, beh, in effetti lei in squadra. Guarda, la competizione nel mondo dello sport, esatto. È fondamentale la competizione nel mondo dello sport. Beh, io volevo farvi ancora vedere ancora questa medaglia, parliamo di sport veri, la tua medaglia non la voglio vedere. Capite, ma è una medaglia vediamo vinta a Pompei e limitrofi. Vediamo le vittorie italiane, insomma nello sport la competizione ci deve stare, guardate. Anche quella un po', eh? Donna e medaglia d'oro, donna e medaglia d'oro. Ha vinto anche lo slalom speciale alle Olimpiadi di Calgary. Un'altra grandissima impresa di questo atleta. Tira sul maglione, fanno il tiro. Grandissima, grande. Momenti bellissimi. Belli, tutti gasati. Io mi ricordo ancora quando vinceva Toomba, che vinceva sempre. Come te, uguale, no? Come te. Comunque, ma io dico, ma la competizione fra uomo e donna, cioè, nello sport, cioè, no, non per essere, però cioè, può esserci secondo voi competizione? Che? Nessuno, ha tutti i paura di sbagliare. Ma non ti rispondiamo neanche, non ti rispondiamo neanche. Tu, che medaglia è questa? A me l'ho vinta a Pompei e limitrofe, è una medaglia di judo. Ecco, e che cos'è? Una medaglia per quelle che danno a tutti perché hanno partecipato. Sai, ormai si danno le medaglie così. Secondo te gli uomini e le donne non c'è competizione? Ti metto in ginocchio. Beh. Odette Giuffrida, medaglia d'argento alle Olimpiadi di judo. Un orgoglio italiano. Stavo scherzando. Allora. Stavo scherzando, molto lieto. Ce l'ha lei la medaglia, mettiti in mezzo, vediamo la differenza di medaglie. La medaglia delle Olimpiadi. No, mettila vicino, prendilo quello vicino. No, falla bene la tua medaglia. Vabbè, ma a Pompei le fanno più piccole. Ecco, sì, le medaglie fanno più piccole. Comunque, quanto impiegheresti a stendermelo questo qua che dice che noi donne non hanno, No, secondo me sei molto più brava tu. Io sono tranquilla. Però mi dovresti dare qualche indicazione, perché sarei molto felice. Comunque parliamo di competizione non soltanto con questo orgoglio italiano, ma anche con un coach life, Leonardo Capocchia. O life coach. Ciao. Grazie Leonardo, prego, accomodatevi. Vieni vicino a me. Allora, dov'è ci mettiamo? Vabbè, uguale. Mettiamoci così, abbiamo fatto un Mi raccomando, ma non è che devi dargli tutte le tecniche. E come no? Perché fra l'altro il judo è vero che utilizza l'energia dell'avversario? Sì, è molto sullo squilibrio e sul sfruttare appunto la forza dell'altro per trarre il proprio vantaggio. Dicevo, l'attimo, vedo. Giusto l'attimo fuggente, è tutta una questione di tecniche. Per esempio, una donna molto alta come Licia, qual è la tecnica migliore? No, ma è inutile, questo poi ne parliamo in privato. Io lo dico in privato. Beh, come stendere lui. È passato un po' di tempo da questa grande emozione. Te ne sei resa conto adesso di quello che hai fatto? Forse ancora no, devo ancora realizzare un po'. Allora, te lo ricordiamo noi, alcuni secondi di questa emozione che ha fatto il giro del mondo. Guardate. Let's go!
10% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Stallion. Mi viene ancora la pelle, anche a te. Sì, eh? Fa un certo effetto. Momenti indimenticabili, una cosa meravigliosa. Sì, sì. Però Mazza ha letto che era molto tranquilla, mi sembrava molto aggressiva invece in quelle immagini. Cambio un po', quando salgo su tatami mi trasformo. C'è una trasformazione. Allora, qual è stato il tuo primo pensiero dopo la vittoria? Io ho avuto la fortuna di riuscire a portare con me la mia famiglia e il mio primo pensiero sono stati loro, vederli emozionati sugli spalti. Anche perché sei giovanissima, quanti anni 21 hai? Anni. È una bambina piccola, però io credo che in realtà ci sia una persona, fra l'altro so che c'è il papà in studio che salutiamo, come si chiama il papà? Giuseppe, grazie di essere qui con noi. E molto spesso dietro una campionessa, un campione, c'è sempre un genitore, no? Sì, c'è sempre un genitore, però io sono convinta che oltre ai tuoi genitori ci sia anche qualcun altro di importante. Poi mi dici che cos'è, perché abbiamo trovato queste immagini e ti assicuro mi hanno commossa. Io che non ho vissuto le tue esperienze mi sono commossa. Guardate il suo rientro a casa. Stavo piangendo. Infatti, io mi sto trattenendo. È il tuo primo fan? Sì, è il mio primo fan. Addirittura quando di solito perdo magari le gare, mi fanno: non ti preoccupare, comunque qualsiasi colore porti la medaglia, poi te la pitturo io. Che bello, che bello. Che bello, eh? È favoloso, è favoloso. Senti, ma tornando un po' al tema di questa nostra mezza giornata insieme, no? Visto l'orario, cioè la competizione nella vita, abbiamo detto che può essere molto importante, nello sport è fondamentale, no? Perché non devi avere solo le capacità fisiche e atletiche, ma devi anche avere un particolare spirito competitivo. Sì, diciamo che devi avere... Sembri una tigre in queste immagini. Sì. Chi è questa? Un'avversaria che hai steso? Chi è? La stessa avversaria che mi ha battuto in finale all'Olimpiadi. Ah, antipaticissima. E poi dicono che lo sport non si devono dire queste cose. Vabbè, comunque facciamo finta di non averlo detto. Rimane fra di noi. Rimane questa fra è la cubana? Noi. Sì, questa è la cubana. Allora, nello sport è fondamentale la competizione. Sì, è una cosa che comunque ti spinge anche ad allenarti più forte. Quando pensi, magari nel mondo ci sono persone che in questo momento si stanno allenando, io non mi posso riposare, allora torno in palestra, mi alleno anch'io, voglio raggiungere i miei obiettivi, e quindi la competizione sale, è importantissima. È una sana competizione. Ma com'è nata la passione per il judo? Perché proprio questa... Ho una famiglia molto sportiva e quando avevo 6 anni i miei genitori mi spingevano a scegliere uno sport e provato di tutto, anche danza classica, e diciamo sono un maschiaccio, quindi non fa proprio per me. E dopodiché, vedendo mio fratello tornare a casa dalle lezioni di judo, che era felice, che raccontava ai miei genitori tutto quanto, ho detto provo anch'io. Poi ho levato le scarpe e non mi sono più riusciti a portare fuori dal tavolo. Hai trovato lo sport della tua vita. Cosa mi incuriosisce, ho letto sui giornali che hai un soprannome, Veleno. Sì. Ecco. E basta che tu veda le immagini della loro quello? Sfida. No, perché? Perché Veleno?
quando ero piccolina la maestra dava i soprannomi a tutti i bambini e io ero una peste, non mi fermavo un attimo, volevo combattere, giocare, mille cose tutte insieme, quindi veleno. E la prima volta quando poi vinsi la cintura nera e decisi di scrivere veleno e quindi è rimasto. E quindi è un soprannome che però è anche carino. Leonardo, quanto è importante avere proprio un allenamento alla competizione? Cioè si può imparare ad essere più competitivi? Perché a volte ci sono delle persone un po' che hanno delle capacità però sono un po' timide, poco aggressive nel confronti della vita. Come avevi detto prima, con la competizione deve essere una competizione sana innanzitutto. Ovviamente non tutte le persone hanno lo stesso livello di competizione, c'è chi ce l'ha innato ed è molto più forte, però può essere allenato in un particolare settore, nel caso di Dette il settore dello sport, potrebbe essere allenato in un settore della vita tranquillamente, che sia lavoro, che sia un hobby, dove noi ci impegniamo e arriviamo talmente in alto che poi, come nel caso di Dette, diventa un talento, per cui poi è riconosciuto da tutti quanti. Però a volte quando si parla tanto di competizione nel mondo del lavoro è un po' vista in maniera negativa, non pensate? Cioè sono delle persone che si dice tu non ti fermi di fronte a niente. Però molte volte anche come crescita, no? Cosa, la competizione, scusami? Come crescita. No, io adesso parlavo di una competizione invece di quello che sgomita perché comunque vuole apparire più degli altri. Quella lì cioè, non è competizione. Cos'è? Lì si tratta di arrivismo, si tratta di tutt'altro. La competizione è la competizione sana ha dei valori, che sono valori etici, morali, che soprattutto gli sportivi, come lei a questo livello, rispettano. Quindi, oltre che in campo, parlando poi nel ring dove lei combatte, anche nella vita loro rispettano determinati schemi di valori, sia morali che etici. Questo è molto importante per avere una competizione sana, altrimenti si tratta solo di arrivare a un determinato punto per arrivarci, per cui usando tutte le tecniche, anche quelle scorrette. Perché a proposito di valori, ho detto, nel judo ci sono i valori. Quali sono i valori del judo? Sì, il judo innanzitutto ti insegna il rispetto per l'avversario, il rispetto per il maestro, per il dojo in cui ti alleni. Infatti prima di iniziare l'allenamento si fa sempre il saluto e poi comunque... Ci saluta pure alla fine? Sì. A me piace molto questa cosa del saluto finale perché alla fine è vero ci si scontra sul tatami, si combatte contro, però... Che non sempre, vabbè. Guardate fine... la bellezza di queste fotografie che stiamo mandando appunto in onda. Comunque tu hai visto per un soffio svanire la medaglia d'oro, però finita l'ultima sfida hai una faccia, un viso estremamente sereno, estremamente ovvio, insomma una medaglia d'argento ci mancherebbe pure che tu non fossi felice, però magari c'è sempre un po' il dispiacere per non aver avuto proprio il top. Ovviamente dentro un po' di rammarico c'è perché era ad un passo dal vero sogno, però questa immagine è perché alla fine in questo scontro, in questa finale ci siamo giocate la storia, io potevo essere la 200ª medaglia d'oro, potevo fare la storia, comunque anche raggiungere i miei sogni, la medaglia d'oro alle Olimpiadi, lei è stata la prima medaglia d'oro per il suo paese, il Kosovo, e alla fine c'è stato un segno di rispetto di entrambe perché entrambe dedichiamo la nostra vita a questo sport e quindi sappiamo cosa significa il sacrificio e tutto quanto. C'è una no, roba... ma sì, però hai visto come parla la mia, bene, non... con che... Ma la tua non conta no, proprio. No, dico, già rispetto io che devo dire. Questa medaglia qua. Che non posso neanche sognare. Sentite, posso chiedere una cosa al tuo papà? Gli passate un attimo il microfono? Quando uno ha un figlio che raggiunge dei livelli così importanti, cambia qualcosa nella considerazione? Non credo. Cioè se lei non fosse arrivata a niente, cioè se non avesse portato a casa nessuna medaglia? No, non penso. Perché penso ci sono di dei genitori che spingono molto i figli, devi farcela, devi vincere, devi fare... Cioè fino a che punto voi avete dato questa spinta? Odette? Io probabilmente remavo al contrario, perché quando vedevo che neanche la domenica stava a casa e si andava a allenare, io dicevo scusa ma riposati un po'. Perciò come genitore ero l'opposto. Un po' particolare. Sì, ma poi cosa hai sentito? Cosa hai provato quando tua figlia... Non ho capito, Alessandro. Ho detto però cosa provi, cosa hai provato durante le vittorie e questa vittoria? Avrà toccato il cielo con un dito. Quello che potrebbe provare qualsiasi padre. Allora, fino a che punto i genitori
possono arrivare nello spingere un figlio a raggiungere degli obiettivi? In questo caso di Odette è molto importante quello che ha detto il papà, cioè non bloccare le sue aspirazioni. Ha semplicemente seguito in un percorso motivazionale la figlia, sapendo che lei in quell'ambito si sarebbe realizzata. Per cui lei ha adottato tutte le tecniche per arrivare fino in fondo con l'appoggio dei genitori. E quello è fondamentale, ovviamente, partire da casa. Qualcuno ha un'esperienza di competizione negativa nella propria vita? Paola? Alle coppie. Ci può essere competizione anche all'interno della coppia? Perché purtroppo molte volte c'è competizione all'interno della coppia. Sì, sì, è vero, è vero. Capita. Però basta che uno si arrende sempre. Basta decidere, basta decidere, cioè, io lo so che tanto lui si arrende e quindi si arrende. Il va bene è la parola d'ordine, quella finale. Addirittura. Sì, va bene, io sono abbastanza conciliante, però insomma, quando c'è un posto solo e due persone, o si divide, oppure a volte anche se si arriva a un fine, va bene anche essere gregario, insomma. Adesso mi viene l'idea, Leonardo, ma sono più competitivi gli uomini o le donne? Secondo me entrambi, dipende dalla motivazione. È la motivazione di fondo che fa la differenza. Possono essere competitivi sia gli uomini che le donne, nello sport come nella vita. Quindi tutti e due. Carlo, stavi per dire una cosa? Sì, stavo dicendo, io ho praticato lo judo fino a 23 anni e con mia moglie adopero la stessa tecnica. Se tu tiri io spingo, se tu spingi io tiro. E quindi vado sempre bene, tranquillamente. Ah, proprio così. Però anche il modo che dici tu è un po' simile a quello che dice Ugo, nel senso trovare un compromesso. Ma certo, evidentemente nella coppia se non c'è compromesso non c'è armonia e non si va avanti da nessuna parte. Quello è. Poi allora, prossimi obiettivi? Stai già pensando alle prossime Olimpiadi? Assolutamente, io non vedo l'ora di tornare sul tatami a allenarmi, solo che mi hanno bloccato anche i miei allenatori perché hanno detto no, adesso ti devi riposare, libera la testa, quindi tra poco si ritorna, io non vedo l'ora e prossimi obiettivi a breve, l'europeo e prossimi obiettivi a lunga durata, assolutamente l'oro mancato, lo prendiamo a Tokyo. Lo sbiancamento dei denti, splendido. Ma cosa stai dicendo? Splendido è una canzone di Donatella Rettore. Non parliamo di sbiancamento dei denti, ma parliamo di detersivi. No, di una... per favore. Come no, per no, favore? No. Che c'è? Dove vai? No. Cosa stai facendo? Qua. E allora. Detersivi che... in che senso? Nel senso che impariamo come si possono fare dei detersivi in casa per pulire. Certo. No, io non ce la faccio. Non ce la fai a far che? No, pure chi viene pure qualcuno a insegnarmi. Certo, pure... Non basti tu. Io? Certo. Ma vabbè, ma scusami, che mamma senso? Mia. Tu non pulisci mai niente. Scusatemi, ma. Carmela. Non corro rischi con lui perché non pulisce mai niente. A Napoli dicono uno zuzzuso, com'è? No, non lo dire. Tu potresti usare una terminologia, magari, senza volerlo, magari volgare. Vabbè, comunque sia, siccome tu dici sempre che sono nordica, invece è zuzzuso. Perché ho capito. Sei uno zuzzuso, ma siete non voi, pulisci mai me, nulla. Siete voi donne che siete un po' fissate, perché voi volete tutto pulito, però non fate niente. Non facciamo niente. Pulisci qua, pulisci là, la tavola pulita. È vero. Carlo fa tutto, lava, stira, cucina, fa tutto. Io personalmente abbiamo sempre lavorato, perciò abbiamo usato sto metodo di collaborazione. No, che metodo? Il tuo è dittatura. È una dittatura, una paura. La sua, l'unica cosa. Ho lasciato i panni fuori dalla lavatrice. Fai. Vabbè, però. No, ma io sono messo nella stessa situazione. No. Io torno a casa. Entro a casa, no? Entra lei, così fa. Ah, lei. Ma la tavola, lì, il tavolo, sul tavolo, hai lasciato quella cosa? Io dico, sì, io ho lasciato una cosa, no? Ma tu hai visto che cosa... No, ma a parte che uno come che fa... Tu non fa, vedi il tuo. Ale, così è una cosa, un'oca giuliva.
No, no, non parlo così. Ma no, oh, perché Luciana, lei grazie. Vuole attirare, no, la competizione. Ascoltami, no, non è vero. Allora, il concetto è questo, che stare a casa, fare la casalinga è un lavoro assolutamente difficile e di grande responsabilità. Per cui se io facessi la casalinga non ti chiederei niente perché tu lavoreresti tutto il giorno. Siccome praticamente io lavoro più di te, alla fine ci dobbiamo dividere i compiti della quotidianità. Questo è il discorso. Lavora più di me. Le chiacchiere, noi vi possiamo oggi dare delle indicazioni molto interessanti, anzi non vado, noi però. Ma la nostra ma smettila, la nostra prossima ospite, Lucia Cuffaro. Buongiorno. Ciao, Lucia, ciao, grazie. Grazie di essere anche bella. Qua. Allora, prego. Allora, oggi ci occupiamo un pochino di pulizie però ecologiche. Ecologiche, però magari impara. Le sì, dico però, se cosa? Tu già compri, cioè, se tu compri senso dei colori così te lo più, presento. È carina. Com'è? Miss Spugnetta. Ecco, Miss Spugnetta. Mister Spazzolone. E che devo fare? Te lo volevo presentare. Ricomincio a conoscere in qualche modo. Allora, come pulire la casa con detergenti ecologici. Assolutamente far risparmiare sì. denaro, ma non inquiniamo l'ambiente. Assolutamente, perché poi non ci rendiamo conto, spesso la nostra casa, nella maggior parte dei casi, è più inquinata di un centro città, perché tutte queste sostanze che ci ostiniamo a sversare su tutta casa in realtà non fanno bene alla nostra salute. L'ideale è utilizzare ingredienti che potremo anche in qualche modo toccare, mangiare, riutilizzare. Assolutamente. Non tutto, però bisogna fare attenzione però quando si fanno queste, no, queste unioni. Allora, esatto. Facciamo prima un attimo un piccolo riesumé di quelli che sono appunto resumé, non so come si dice, di quelli che sono i detersivi presenti nelle nostre case. Linea di massima, guardate. Secondo i dati Istat 2015, ogni famiglia per i prodotti della casa spende 214,68 euro in media all'anno, quasi 18 euro al mese. Esagerati? Entriamo. Accomodatevi in salotto, però prima diamo una pulitina alle tende, spolveriamo i mobili in legno, lucidiamo l'argenteria, laviamo il pavimento. Che fragranza preferite? Vaniglia o brezza di mare? Per la camera da letto ho trovato un prodotto per catturare la polvere sulla televisione. Poi diamo una lucidatina ai mobili. Questo per vetri specchi è fantastico. Utilizziamo un prodotto per il tappeto. Attenti agli acari. Avete necessità del bagno? Nessun problema. L'ho appena pulito. Ho utilizzato l'igienizzante per i sanitari, del disincrostante per WC, l'anticalcare per la rubinetteria. Ho preso un prodotto per pulire le maioliche. Prendiamoci un caffè. Venite in cucina. Come dite, è tutto pulito? Ma certo! Ho lavato i piatti. A volte utilizzo il detersivo al limone o all'aceto. Per il piano cottura uso lo sgrassatore per i fornelli, poi il disincrostante per il forno, l'anticalcare per le superfici in acciaio, il brillantante per i vetri, l'igienizzante per il pavimento. Facciamo anche la lavatrice? A volte uso i detersivi liquidi, quelli per capi neri, colorati o per quelli delicati. Poi metto lo sbiancante, i vari ammorbidenti, al profumo di bosco. Utilizzate un prodotto per le tende, quello per far splendere i vetri. Signi per questa scheda, sono troppi, diceva Alessandro. Sono confermo. Troppi, ma non Sara, servono. Infatti, mi sembra che li usa tutti, Sara. Sì, no, non è vero. Allora, sentiamo intanto come potremmo invece evitare di comprare tutta sta montagna di detersivi. Passiamo all'azione. Autoproduciamo uno sgrassante che può essere utile sia per sgrassare le superfici, appunto, che hanno dei residui di olio. Ma perché di mi guardi come se io dovessi poi fare? Sembra un corso che mi state facendo, se dobbiamo sembra preparato. Dobbiamo imparare tutti e due. Allora, io chiederei di versare all'interno di una ciotola... È già tutto calcolato. Quindi qui ho messo 400 ml di acqua, si sta scaldando, mettiamo 50 g di bicarbonato di sodio. Evapora? No. Dice, guarda, in non questo succede momento, niente. Poco forse. Poi. Aggiungiamo poi, allora il bicarbonato lo mettiamo perché è disinfettante, lo sappiamo benissimo, aggiungiamo però della soda da bucato che utilizzavano le nostre nonne e che fa un effetto sgrassante. È facile da reperire? Assolutamente in tutti i supermercati. Okay. Soda da bucato. Soda da bucato. Altri 50 grammi. Prego, buttiamo. Dopodiché io ti consiglierei di abbassare un pochino il fuoco perché altrimenti no, io non mi preoccupo, che non vorrei che fosse un modo per, di
di Licia per eliminarmi. Che... No, non voglio eliminarmi. All'improvviso fa quelle cose chimiche. No, vorrei solo che tu magari imparassi un pochettino a tenere. Ecco. Quindi dopo a queste due ingredienti. Allora, aspetta, ti devo chiedere un'altra cosa. Sì. Mentre giri e controlli che non strabordi, sì, dovresti grattugiare. Come? 50 grammi con una grattugia. Con una mano? No. Dai. 50 grammi di sapone di Marsiglia. Allora, gratta. Parliamo di sapone di Marsiglia. Oh, sì, parliamo di sapone. Il sapone di Marsiglia non si trova al supermercato, quello vero. Come no? Io lo compro sempre al supermercato. Ma in quello biologico va comprato, perché spesso il sapone di Marsiglia acquistato, a parte che ha degli ingredienti grassi animali, cioè, sì. Non parlare, siamo a un milligrammo, 50. Forza, dai. E quindi quello che si acquista nel supermercato in genere contiene una serie di ingredienti che sono degli sbiancanti ottici, degli additivi che hanno lo stesso problema di molti disinfettanti che hanno ingredienti assolutamente sintetici. Sì. Sappiamo che il sapone viene fatto spesso con il derivato del petrolio. Tu stai guardando ciò che sta combinando. No, perché fa delle scene no, pazzesche. No, ho capito, ma 50 grammi sono tanti. Vabbè, ma fanne 10. Ti faccio di meno. Fanne 20. Sì, vabbè, ma poi basta qui così, da un'ora, dai, bene, fa tanto il macho man. E qui non riesce neanche a grattare. Questo è un sapone faccio fatto in io, caso... dai, faccio io. No, tu ti tagli la mano. No, queste cose non le puoi fare. Faccio io, voglio vedere se male. È difficile, ma togliti. Ma insomma, ho detto, come devo... tu mi controlli, intanto mi giri. Sì. Cioè, già mi sembra di grattare un pochino di ecco, più. Ecco, già lì c'è. Ma guarda che combinato, eh. C'è chi è che pulisce mo? Vabbè, cioè, comunque, facciamo che... un applauso, no, grazie. Ok. Allora adesso portiamo a sobbollire qui 50 il sapone proprio. Beh, vabbè, dai. Portiamo a sobbollire i 50 grammi di ogni cosa abbiamo. Cosa vuol dire sobbollire? Vuol dire tenere lì. Siamo due no, chiarenti. No, non capivo che cos'è sobbollire? Vuol dire quello sanno sicuramente tutti. Che lo sobolli. Come dicono, come il sugo come che deve fare? Esatto, non deve deve bollire, deve arrivare quasi al punto di bollore, non deve bollire forte, okay, son bollire. E io direi di abbassare la fiamma ancora, altrimenti sta borda. Dopo 10 minuti sarà fatto, quindi il tempo che si sia sciolto tutto. Una volta che si è freddato, poi togli sto copione da qua, che tanto non devi leggere nulla, non devi leggere niente, e diamo fuoco a tutto. Allora, oh, vedi come fai le pulizie, bene? Ma vedi, però, poi, dopo circa mezz'ora, un'oretta che si è freddato che ha sobbollito, tutto, che ha sobbollito, dobbiamo frullare a freddo, è importante, altrimenti ci troviamo un gel troppo duro. E frulla lei? Dopodiché, e frulla lei. No, sì, tanto non adesso, a freddo, facciamo vedere il risultato fatto. Finale. Allora, questo è il meraviglioso sgrassante fatto in casa, da noi. Sì, da noi. Che serve sia per lavare i piatti che per fare un bucato in ammollo, quindi possiamo addirittura mettere panni delicati, possiamo sgrassare una superficie che appunto ha delle incrostazioni, cioè, tutto, si può fare. Tutto. E questa è l'alternativa, lo sgrassante, che viene usato per tantissime cose. E questo è il nostro primo prodotto. È più naturale. Poi, dai, che abbiamo pochissimi minuti. Questo è velocissimo, lo faccio io, te faccio fare la cosa semplice. Sì, brava, brava, noi da donne ci capiamo. Allora, ho messo 300 ml di acqua distillata dentro una brocca. Ti chiederei di aggiungere 200 ml di aceto di vino bianco o di mele in base. Okay. Tanto ricordiamo che le ricette di Lucia le mettiamo sul nostro sito animaliambiente.it, oppure anche, anzi, la cosa migliore è quella di prendere il DVD della nostra Lucia. Sì, l'ultimo Lucia. DVD. Certo, l'ultimo. Anche prima lui. Ha fatto i libri. Lucia Cuffaro, fatti in casa per risparmiare, per uno stile di vita economico ed ecologico. Quindi ci sono non soltanto questa ricetta, tantissime altre cose. Allora, noi, guarda, abbiamo finito in realtà, perché semplicemente si tratta di travasare quindi questa mistura di acqua e aceto all'interno di uno spruzzino. Sì. Ma poi rimane tanto odore di aceto. No, ti assicuro che l'aceto è buono anche per allontanare le formiche. Bravissimo. Attenzione, anche ho detto un'altra cosa. Una cosa, dice. Che cultura. Che cultura. Sono ampiamente soddisfatta. Sì. Questo spruzzino è utilissimo sia per lavare vetri, sia per levare il calcare dalle superfici in metallo, ma mettendo 2 o 3 bicchieri di questa mistura già pronta all'interno di un secchio con dell'acqua calda, possiamo anche lavare per terra. E da qui l'utilizzo di Mister Spazzolone. Sì. Un consiglio è
i magici panni in microfibra ci permettono di andare a risparmiare sia sulla carta che utilizziamo per lavare i vetri, ma anche per terra, perché durano più o meno 4-5 anni. E raccolgono anche i peli dei cani. Sì, perché hanno delle micro... artigliette, sì, che però aggrappano lo sporco e fanno utilizzare meno prodotto. Questi detersivi fatti in casa, Lucia, poi si conservano? Perché a me hanno detto molte volte, se fate le cose fatte in casa, a parte il cattivo odore, ma poi dopo una settimana non vanno buttati via. No, assolutamente, questo dura mesi e questo anche questo dura mesi. Sì. Il valore aggiunto è un risparmio, perché con un solo prodotto andiamo a fare 4, 5, 3 cose, addirittura lo possiamo usare per, non so se abbiamo, no, incrostato il rubinetto. Perché l'acqua distillata, però non facciamo l'errore di acqua normale, sì, acqua distillata, soprattutto dove siamo noi a Roma, certo. Quindi con due prodotti possiamo e poi io me lo porto in giro questo, perché mi ricorda di dire che non facciamo pochissimi imballaggi, facciamo pochissimo rifiuti e fallo finire, però sull'imballaggio ci voleva Io sono cresciuta vicino a Malagrotta, quindi sono una, sì, e quindi insomma mi interessa il tema. E soprattutto compriamo sfuso, ci sono tantissimi posti dove è possibile prendere il bicarbonato, la soda da bucato, il sapone, tutto sfuso, senza imballaggi, che sono difficilmente differenziabili. Allora, e siccome mi piace tantissimo quello che fai, ti dobbiamo ancora ricordare Lucia Cuffaro, un DVD, come si chiama? Fatto in casa con Lucia. Grazie, grazie tantissimo. Adesso ci dobbiamo fermare per qualche istante, poi mi raccomando, rimanete con noi, perché torna a trovarci il nostro amatissimo chef Fabrizio Sepe. E che cosa cucinerà? È troppo difficile. Difficile, lo sappiamo. Non mi ricordo. A più tardi, ma che più tardi? Tra poco, pochissimo. Innovazione! È tornato Fabrizio Sepe, il nostro chef, il più simpatico. Questa gliel'ho dedicata io. Gliel'ho dedicata io, perché Fabrizio è un playboy internazionale. Conquista con queste sue zucche. Con le sue zucche, con il suo charme. Si trasforma in una carrozza. Ecco, allora però... Vabbè, io volevo dire una cosa, volevo spezzare una lancia a favore di Fabrizio, che ogni volta... Ma non ha bisogno delle due lance. Non mi servono. No. Vabbè, una freccia. Neanche quella. Vabbè, comunque. Cosa leggi? Oggi ha fatto, si è superata, ha fatto una ricetta che è ancora più laboriosa, come dire, dal punto di vista chefistico. Senti, per cortesia, insalatina di orzo con zucchine, alcheri e pomodorini secchi. Allora... Per te sono proprio delle ricette da Nobel. La finezza è rendere un cereale così facile, cioè così semplice. Ma almeno quello, insegnale solo quello a lei, almeno riuscire. No, allora adesso intanto lo imbavaglio, chiedo al nostro Walter. C'ho il solito trucco, metti l'olio in padella. Esatto, così sta tre ore con l'oliera. Un giorno devo fare la frittura con l'olio, così sta tre ore là. Guarda. E non si muove. Allora. Sì, ma a me mi hanno insegnato un trucco piacentino. Questa è la zucchina romanesca. Visto la canzone oggi, tutto romano. Allora, una insalatina, come dice giustamente Alessandro, semplice però sfiziosa, allo stesso tempo fa anche bene perché poi è leggera. Allora, abbiamo messo l'olio nella padella, anzi ha messo, ci mettiamo un aglio in camicia. Mi piace questa cosa dell'aglio in camicia, perché così si dà il sapore, ma non rischia di mangiarlo se non lo gradisce come la sottoscritta. Quello dopo togliamo l'aglio, perché sennò ci dà fastidio. Tagliamo le zucchine. In questo modo. Non lo schiacciare. Non devi schiacciarlo. La mette in camicia proprio per non romperlo. Tu sei il comì. Ho capito, ma la camicia... Puoi prendere iniziative La camicia era rimasta chiusa. Infatti deve rimanere chiusa, evidentemente. Niente. Poi non ce la facciamo, mettiamo giù questo. Ma l'hai acceso? Ma non ha acceso neanche oggi? Sì, no, adesso sai. No, perché ogni tanto lui va lì per accendere e sbaglia. Allora, abbiamo detto dell'orzo, quindi orzo ci vuole una cottura molto lunga, all'incirca 30-40 minuti. Mamma in mia, acqua bollente. Uno lo mette il giorno prima a cuocere. Uno lo prepara il giorno prima, infatti, lo può conservare. Ma infatti, vedi, questo è freddo, perché poi una volta cotto viene raffreddato con l'acqua. Ho capito. Quindi posso anche farlo il giorno prima. Poi lo insaporisci con le verdure, dai modo anche al cereale di assorbire il sapore delle zucchine. Certo. Capito? Che faccia fai tu? Non allora, metti un po' di sale, per favore.
poi usiamo dei comuni. Tu dagli sempre cose da fare, dagli sempre cose. È geloso. Lo so, è gelosia. Cioè, no, ma dai, ma toglietegli sta saliera, ma i buchi, ma non sono qua. Questa la assaggi tu oggi. Esatto, questa te la mangi tu. Ma a te non piace saporito, scusami. Sì, ma non così tanto. Lo so, ma tu mi dici fatto delle zucche, il Playboy, io metto un po' più sale. Ma è da questa parte, allora no, voglio far vedere, guardate, qui si mette, ci sono i buchini del sale, no, Alessandro... che è negato, lo apre da questa parte. No, in realtà, è negato. Togli la mano. No, ma in realtà era già così, me l'ha data così. Ma tu devi guardare che assistente sei. Io do per scontato certe cose. Ce la fai a togliere l'aglio? Sì. Prima che brucia, vai. Allora, pomodorini sott'olio. Sì. Piccolo consiglio, l'olio che troviamo, ovviamente si parla di un prodotto buono, l'olio che troviamo, questo possiamo tranquillamente riutilizzare in qualsiasi altra operazione. In questo caso io ci vado a condire magari un pochino... l'orzo, perché tanto quest'olio perché ha il sapore dell'origano, dell'aglio che è stato messo in camicia sempre nel barattolo, quindi non gettiamolo. Però pensa a uno spaghetto, magari con un po' di ricotta e quest'olio. Sì, favoloso. Però una cosa stavo pensando, sai che io nella mia poca conoscenza non so come si fanno i pomodorini sott'olio? Allora, cioè si fanno i pomodorini, si fanno i pomodorini e si mettono nell'olio. Si parte dal pomodoro, scusa ma sembra come per la stessa. Si parte dal pomodoro secco. Sì, ma ci sto pure io. Si butta in acqua bollente. Sì. Si asciugano e poi si lasciano in barattolo insaporire con quello che vuoi. Ah, è facilissimo. Allora, mettiamo un pochino di curry. No, la cosa curry. Che ogni cosa che dice, no, è facilissimo. Ma è geloso, mamma. Però, è proprio geloso. Cioè, metto un pochino di curry, lo metto io perché sennò tu ci ho messo un po'. Un pochino di curry. Il curry è un insieme di erbe. Si parte dalla curcuma, c'è un po' di cumino, c'è un po' di cardamomo, non so parolacce, guarda strano. Oh, no, non è questo che. Un insieme un pochino così. Poi c'è il curry piccante, c'è quello dolce, insomma, poi questo che qui. È un insieme di erbe. Poi si mettono i pomodorini tagliati, però non si mettono nella frittura. No, si mettono perché solo, no. Se no lasciamo la fragranza del pomodoro stesso, che poi sono un pochino, sai, insaporiti così. Sì. Mettiamo un altro vino di olio. Questo è un piatto anche pochettino. Un po'... Vabbè, un'insalata di orzo con zucchine al curry e pomodorini. Allora, adesso la scelta sono due... Qui è facoltativo la cosa. Sì. O si lasciano raffreddare... le zucchine, oppure per renderla anche più appetibile e tiepida possiamo mettere direttamente le zucchine. Vado. Non mi guarda, facci. No, fa lui, ti prego. Ecco. Allora, io sai, sono amante delle verdure molto croccanti, quindi non le faccio per esigenza di televisione, ma le faccio proprio perché sono croccanti. Mi piace il contrasto dell'orzo con le zucchine. A questo punto un pochino di olio di zucchine ce le mettiamo perché c'è il curry. Come vedi io non metto erbe aromatiche, no? Sì. Generalmente le uso, perché tanto qui c'è il curry... c'è già l'origano dei pomodorini, mischiamo bene, non c'è bisogno di assaggiare tanto il sale, ce n'è tanto. Mamma mia, sì, sì. Questo possiamo... Ecco. Senti, la richiesta di un aiuto più valido a chi devo fare? Lo facciamo alla produzione e poi... Uso un coppa pasta per dargli una forma più elegante, più elegante. Non lo so. Perché poi ormai è diventata un'arte quella di preparare i piatti, no? A casa, no? Cioè, senza pensare all'apparenza, tu inizi a imparare a come si fanno le cose. Sì, ma però dobbiamo comprare, no? Dovresti pensare... Sì, però tu impara come si fanno e poi magari tentiamo anche di renderle belle, ma prima devono essere buone le cose. Dovremmo lasciarle un pochino a rapprendere, perché l'amido non c'era. Altrimenti noi abbiamo poco tempo, come sempre, se io tiro su e non so vediamo se tiene. Vediamo se regge. Oddio! Regge! Roberto piano, non date botte! Mannaggia! Non date botte! Speravi che cadesse? Sì, perché se no... Guarda, questo colore, guarda che bello il pomodoro. Wow. Vedi, questo? L'utilizzo delle cose che uno a volte getta. Bellissimo! Ecco, e guarda, l'ha fatta apposta! Guarda, Fabrizio Sepe, insalatina di orzo con grazie, zucchine. Era un castello di sabbia, è crollato. Grazie. Ciao, grazie. Ci vediamo la prossima volta. Ciao. No, cioè non è che ci voglia tanto. Ma tu devi prendere, allora, metti l'uovo, metti nella pentola, lo fai bollire. Ragazzi. Poi lo devi rompere. Vi siete dimenticati di dire che la competizione è importante se ci sono l'impegno e il cuore, altrimenti non porta al successo. Mai. Alessandro, invece di fare lo spiritoso sul fatto che la pulizia è una questione solo femminile, impara a tenere più pulita la casa e i tuoi spazi. E soprattutto impara a rispettare il lavoro degli altri che perdono ore a mettere a posto le tue cose. Ok, va bene. Va bene? Ma e a lei?
Io sono più, vado bene così. Tu hai già fatto lei? Sì,